Nicola da Crista, adesso c'è il direttore giocatore Romeo con noi per commentare questa partita contro il Melito che ha visto la formazione Vibonese vincere. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Grazie per essere con noi. E quindi una vittoria, dicevamo poco fa con Campisi, Sì. dirigente dell'Ardore. Una vittoria contro una squadra pericolante, quindi un avversario difficile in un campionato dove probabilmente è inutile, tra virgolette, giocare la schedina perché il rischio che diventino tutte partite da tripla è alto in questo momento. Sì, è verissimo, abbiamo trovato una grande squadra. Devo fare i complimenti al Melito perché è una squadra molto organizzata, una squadra che ha elementi importanti. C'è il mio grande e caro amico Davide Taverniti, che comunque è la chioccia per tanti ragazzi che sono di grande qualità. E io faccio davvero i complimenti a questa squadra. Hai detto benissimo, è un campionato molto ma molto equilibrato. Infatti ancora non c'è nessuna squadra che ha preso il decollo, perché alla fine dall'ultima squadra fino alla prima di sopra siamo tutti alla pari, quindi ogni domenica c'è da giocarsi la partita. In realtà siete davvero tutte lì perché stavamo dicendo prima dai 13 dell'Ardore ai 9 del Bianco ci sono 8 squadre e quindi insomma segno di grande equilibrio. Ti chiedo anche un'altra cosa perché Dimmi. io dai 13 dell'Ardore ai 9 del Bianco vedo San Nicola da Crista, vedo la San Michele, vedo il Propellaro e vedo il Bianco. Queste squadre l'anno scorso erano in prima categoria. Segno che anche la prima categoria evidentemente è salita di livello, perché altrimenti non si spiega come queste squadre siano lassù e come si intraveda la possibilità che alcune di queste possano restarci fino alla fine. Sì, ma hai nominato squadre che comunque hanno costruito un organico importante in prima categoria, centrando l'obiettivo poi della promozione, ma hanno continuato nel progetto allestendo squadre di tutto rispetto, che quest'anno, secondo me, tante di quelle squadre che hai nominato si lottano anche i primi posti, le prime posizioni, perché sono andati ad inserire nell'organico, io parlo della San Michele, giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato di eccellenza. Quindi secondo me, ti ripeto, è un campionato dove le matricole si sono comunque equilibrate a quello che è l'andamento del girone, e per questo diventa ancora più bello il campionato, è ancora più avvincente fino alla fine. Bene, grazie per essere stato con noi. Buona serata. Grazie, grazie, buonasera, Grazie. buonasera a tutti.